Salvo Centorbi, responsabile selezione Corti. Ci parli, Salvo, della nazionalità e della quantità dei corti pervenuti quest'anno? Allora, quest'anno, come anche gli anni passati, i corti arrivatici per il concorso sono numerosissimi. Si parla di centinaia, quindi 300, 400, 500. Anche perché quest'anno avevamo più competizioni rispetto all'anno scorso. Si sono aggiunti anche videoclip ed è stato sorprendente ricevere tanti lavori anche della nostra realtà di Augusta. Le nazionalità sono le più disparate, abbiamo corti che arrivano dall'Iran, dal Canada, dalla Russia. Diciamo che come l'anno scorso anche quest'anno la maggior parte dei corti sono russi. Non so, forse hanno più tempo per lavorare sull'arte, magari forse più valorizzata anche in Russia. Per quanto riguarda invece appunto gli italiani, c'è sempre quella nota che gli italiani sono sempre quasi uguali, fiction. Solo fiction. Quindi è più fantasia tra i russi? C'è molta più fantasia, diciamo, in generale fuori. E in Italia abbiamo la pecca di purtroppo puntare sempre su temi sociali, quindi un po' drammatici, tristi, poco divertenti, ecco, da un punto di vista dello spettatore. Ci sono dei criteri di selezione? Ci parli un po' dei criteri di selezione e poi anche delle difficoltà che avete avuto per questa selezione? Allora, quest'anno abbiamo avuto molte difficoltà nella selezione perché effettivamente l'effetto della crisi a livello globale ha influenzato molto le opere che ci sono arrivate ed era proprio evidente, diciamo, il dramma della crisi nella maggior parte delle opere, non volendo anche noi troppo tediare il pubblico che già, voglio dire, la crisi la sentiamo tutti, e quindi Shortini è anche un momento di festa, non volevamo troppo pressare il pubblico con la crisi, quindi anche nella selezione siamo stati un po' più tentati di prendere il corto quello un po' più divertente, quello un po' più, diciamo, rilassato. Ovviamente se c'è il capolavoro lo selezioni, non puoi metterlo di lato. E molti bei corti sono arrivati e spero che il pubblico apprezzerà. Quindi avete cercato un po' di bilanciare? Sì, abbiamo cercato di bilanciare, diciamo, un po' di larità con un po' di serietà, e ovviamente il criterio fondamentale, oltre appunto alla trama, alla storia, il tipo di corto, se è drammatico o comico, è la fotografia, diciamo, gli aspetti anche un po' più tecnici, la direzione il direttore appunto della fotografia, della regia, e quindi la regia e la fotografia sono, diciamo, la base per poter poi capire se un corto viene selezionato o meno. Cioè, per quello ci vogliono proprio 5 secondi, titoli di inizio, prima immagine, là capisci se un corto può essere selezionato o meno. Bene, Salvo, tu sei il responsabile, però so che alle tue spalle c'è un bel gruppo. Sì, ovviamente non compete solo a me, ma siamo un bel gruppo, tutti facendo parte dell'associazione e dell'organizzazione del festival, che una volta chiuso, diciamo, la deadline, abbiamo raccolto, diciamo, tutte le opere. Puntualmente ci incontriamo, visioniamo tutti insieme, ognuno esprime la sua opinione, ovviamente in caso di parità il responsabile decide per tutti. Bene, dal punto di vista organizzativo, se ci sono delle discordie tra di voi, come affrontate questa difficoltà? Ecco, le discordie ci sono sempre, perché un corto può piacere, può non piacere, ovviamente tralasciando l'aspetto tecnico che è la base, poi ovviamente c'è anche se un corto ti colpisce o meno, ti prende. Perché nel personale magari. Sì, ovviamente poi tocca magari temi che uno ha vissuto o meno e che se li sente propri, quindi è importante. E in quel caso appunto possono nascere appunto degli scontri, ma vengono subito risolti con una birra, quattro parolacce così e via. E si sceglie. Grazie, Salvo Centorbi. Grazie a te.